Nintendo e Squaresoft, agli occhi del grande pubblico note come le case che hanno dato i natali a Super Mario e Final Fantasy. Due mondi che in teoria hanno meno da spartire che due rette parallele, ma c'è stato un punto nel tempo in cui si sono incontrate, per poi non farlo quasi più. Forse oggi può sembrare curioso pensarlo, ma Final Fantasy è stata per molti anni un'esclusiva Nintendo. I suoi primi 6 capitoli sono infatti usciti originariamente solo su NES e SNES tra il 1987 e il 1994, unica eccezione un porting su MSX del primo capitolo. L'ottimo rapporto tra le due aziende portò alla nascita, nel 1996, di Super Mario RPG, per molti il perfetto connubio tra l'idraulico Nintendo e i videogiochi di ruolo. Una famosa pecca di Super Mario RPG è di essere uno dei pochi titoloni dell'idraulico a non essere mai uscito in Europa, fino ai tempi moderni della Virtual Console su Wii. C'è chi dice che fu una scelta logica, d'altronde all'epoca nessuno dei 6 capitoli di Final Fantasy era mai stato pubblicato nel vecchio continente. C'è chi lo vede come una conseguenza dei rapporti incrinati tra Nintendo e Square, quando Nintendo rimase irremovibile sulla scelta di mantenere le cartucce come media per la sua nuova console, il Nintendo 64. Cartucce troppo strette per un Final Fantasy a detta di Square. E sappiamo tutti come andò a finire. Oggi però non siamo qui per discutere del perché Mario RPG non giunse mai in Europa, ma vogliamo proprio contestare l'ipotesi. Siamo sicuri che non esista un Super Mario RPG, PAL? Non stiamo parlando di un antico manoscritto, ma di videogiochi stampati in centinaia di migliaia di copie. Com'è possibile un dubbio del genere? Beh, vi racconto come la vedo io. Torniamo indietro di 16 anni, era il 2001, e il Nintendo 64 stava sparando le sue ultime cartucce. Nessuna di queste era un Final Fantasy, ma le riviste dedicate parlavano con molto entusiasmo di Paper Mario, il seguito spirituale di Super Mario RPG. La rivista ufficiale Nintendo fece una piccola retrospettiva sul capitolo precedente, parlandone come una perla che i giocatori europei si erano persi, e ha ragione, visto che la cartuccia di Super Mario RPG si presenta come una delle più difficili da importare e giocare tramite adattatore, visto che il chip aggiuntivo SA1 presente nella cartuccia che rende possibile l'intero gioco è estremamente schizzinoso a convertitori e a modifica alla console. Tuttavia un lettore decise di scrivere alla rivista che lui l'aveva giocato, che era l'edizione PAL pagata ben 200.000 lire in negozio e che funzionava senza adattatore né modifiche. La rivista decise, contro ogni probabile aspettativa del lettore, di pubblicare la sua lettera, rispondendo che in effetti una distribuzione c'era stata, limitata e problematica. Ora, io purtroppo non sono più riuscito a ritrovare quella rivista, ma vi giuro, quelle parole sono rimaste incastonate fra i miei neuroni per anni, fino all'avvento della banda larga e alla nascita del retro gaming. A quel punto cominciai a notare su eBay e forum vari aste utenti che asserivano di possedere una delle pochissime copie di Super Mario RPG PAL originale comprato in negozio. Come vedete qui ha un prezzo fantastico. So rare that's into a legend. All'inizio bollai l'intera vicenda come un cartello di venditori disonesti. Quello era chiaramente un bootleg, prima che esistessero le versioni raffinate dei bootleg e che le chiamassero repro. Un bootleg ben fatto se riusciva a far girare una cartuccia così complicata su una console per la quale non era stata progettata. Ma che ne sapevo io, il retro gaming stava esplodendo, gli hacker dedicati stavano cominciando a fare meraviglie con le vecchie tecnologie. Complimenti ai nuovi retro ingegneri. Eppure nell'anticamera del cervello le parole di quel lettore. No, non esisteva né in cielo né in terra che qualcuno avesse trovato un modo di far andare Super Mario RPG su SNES PAL nel 1996, e tantomeno che un bootleg del genere fosse stato prodotto in serie e distribuito legalmente nei negozi. E Nintendo e la sua distributrice GIG muti? Valens, giusto? Valens di mezza cartuccia, sì, lei chi è? Puoi chiamarmi Dottor Y, diamoci pure dal tuo. Dottor Y? Sì, Dottor Y. È sempre Dottor X, Mister X, Pianeta X. Perché a nessuno piace la Y come incognita? Ti avverto comunque, stai toccando un argomento delicato. Ma allora c'è un fondo di verità? Super Mario RPG è veramente arrivato nei negozi europei al tempo della sua uscita? Perché la Nintendo l'ha disconosciuto? Chi è stato? Com'è stato possibile? Perché mi ha contattato? Eri coinvolto? No, ma sono in possesso di informazioni che potrebbero interessarti. Ah, e il prezzo? Ma quale prezzo? Io lo faccio per la scienza. Ormai è più di 20 anni che queste informazioni restano nascoste, incognite al grande pubblico. Ormai la verità deve venire a galla. Sei cordialmente invitato al mio laboratorio. Ti invio la mappa, il posto è indicato con una Y. Giustamente.